Sicurezza e manutenzione stradale. Da domani e per 3 giorni Nocera Inferiore sarà interessata da una serie di cantieri per la realizzazione di opere che proveranno a limitare eventuali eccessi di velocità. Lavori che potranno anche causare qualche ripercussione momentanea sul traffico. Saranno infatti interessate via Villanova, via Stuti, via Pucci e via Napoli. Per evitare polemiche e disagi, l'amministrazione ha annunciato che a partire da mercoledì 26 aprile per 3 giorni sarà interdetto al traffico il tratto di strada di via Napoli tra l'intersezione di via Stuti e via D'Alessandro e il tratto di strada di via Pucci tra l'intersezione di via Lucarelli e via Vico dalle ore 9 alle ore 18. Il comandante della Polizia Municipale per la durata dei lavori ha predisposto percorsi alternativi e inversioni di sensi di marcia, provvedimenti necessari considerata l'importanza delle arterie interessate ai lavori. È prevista infatti l'inversione del senso unico di via Bosco Lucarelli e l'istituzione del doppio senso di circolazione in via Castaldo. Il comandante della Polizia Locale Giuseppe Contaldi ha però spiegato che saranno lavori scaglionati, dunque disagi limitati al massimo per la circolazione. Domani ci sarà la fresatura a Villanova, a via Pucci e a via Napoli, ha detto il dirigente dei Caschi Bianchi, e tra mezzogiorno e le 16 saranno realizzati 2 passaggi pedonali a Villanova, dove sarà istituito un senso unico alternato. Il clou è per giovedì. Dopo l'ingresso delle scuole, aggiunto Contaldi, cominceranno i lavori a via Napoli e via Pucci. Si tratta di circa 3 ore di operazioni. Si prevede che per il primo pomeriggio sia tutto finito. L'ordinanza è per 3 giorni, ha continuato Contaldi, ma qualche sacrificio in più sarà chiesto solamente dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio di giovedì. Gli automobilisti quindi abbiano un po' di pazienza, consapevoli che si tratta di opere che garantiranno una maggiore sicurezza stradale a Nocera Inferiore.